mano, prendo la linea qui dal Palagasteiner di Bolzano per questo derby tra Bolzano, l'Oaker e il Bressanone, il derby numero 62 della storia fra le due prestigiose compagini di questi derby. Bilancio tutto sommato in equilibrio, ricordiamo 30 vittorie da parte del Bolzano, 26 da parte del Brixen, 4 incontri sono terminati in parità. Il primo incontro fra le due formazioni è stato giocato esattamente 40 anni fa, ovvero il 18 di novembre del 1973, allora vinse il Bolzano 17-12, da allora in poi 60 partite, una più bella dell'altra. Questa è una sfida ricca di tradizione. Ricordiamo l'ultima vittoria, l'ultima sconfitta in casa del Bolzano risale ormai a 11 anni fa, quindi il Bolzano che ha una tradizione da difendere, il Bressanone, l'ultima vittoria del Bressanone risale a un 32-30, ormai di anche questa datata 10 anni fa. In quella partita, di quella partita rimangono ancora in campo oggi tre giocatori, Dejan Turković, Sonnerer che allora giocava con la maglia del Bressanone e Ploner, il secondo portiere del Bressanone. Le squadre fanno il loro ingresso in campo, gli arbitri sono Passeri e Rinaldi. Andiamo a leggere quelle che sono le formazioni in campo. Ovviamente il Bressanone a San Paolo, tra i pali Ploner è il suo secondo. Poi c'è Di Giulio col numero 2, Fantinato col numero 5, Arcieri con il numero 10, Brugger col 13, Erdi Aniballi con il numero 19, Endri Tiballi col numero 18, con il numero 29 Andrea Basic, con il numero 34 Milegger, con il numero 36 Puntaler, con il numero 38 Mitteruzner, con il numero 39 Amzic, con il numero 41 Ciutura, allenatore e giocatore, con il numero 42 Coppola, un altro dei giovani, della giovane nidiata della Bressanone, e con il numero 75 Schatzer. Il Bolzano gli oppone tra i pali Hermones, con il numero 1, poi a Rottensteiner con 16, 34 Mizzoni, 26 Trevisiol, poi Sonnerer, Ladakis, Jonas Walkner, Plattner, Wiedenhofer, Rossignoli con il 15, Matà col numero 20, Nikisar col 21, Erik Udovicic con il 22, Dejan Turković con il 23, Gligic con il numero 28. Dicevamo di questo incontro, un incontro da una grande tradizione, presente un folto pubblico, una folta rappresentanza di spettatori, di tifosi brissinesi che ci hanno confessato poco prima che oggi la famosa Ola si è dovuta dividere, metà è rimasta a Bressanone a tifare per le ragazze che hanno l'impegno alle ore 19 con la formazione estone per il passaggio del turno in Coppa Europea, metà sono venuti qua a Bolzano a sostenere la formazione brissinese. Un Bressanone che reduce la settimana scorsa da una ritorno a successo, una bella vittoria casalinga ottenuta contro il Carpi. Per quanto riguarda invece il Bolzano reduce in serie positiva, reduce però dal turno di riposo, la settimana scorsa ha riposato. Notizie dall'infermeria del Bolzano: il Bolzano ha diversi giocatori acciaccati, primo fra tutti Sonnerer che non si è praticamente allenato negli ultimi 10 giorni, però è regolarmente in campo. Anche Erik Udovicic avverte un problema agli adduttori, per il resto lo stesso Gligic ha qualche problemino. Le formazioni, se no il roster, sono al completo. Andremo adesso a vedere quali saranno gli starting seven delle formazioni. Vediamo che Pasini, Turković sarà ovviamente le formazioni dettate dall'emergenza del Bolzano. Andiamo a vedere come si posizionano. La Dakis sicuramente dentro. Per quanto riguarda la formazione del Brixen, vediamo l'ex Arcieri, molto atteso anche qui a Bolzano la sua prestazione. Ricordiamo Arcieri, autore di prestazioni veramente di un paio di stagioni ad alto livello qui a Bolzano, per poi passare all'esperienza all'estero, l'anno scorso quella parentesi nel Siena e da quest'anno in forza al Bressanone.
Andrea Basic, Amsic, Arcieri. Per quanto riguarda la formazione, Valerio Sampaolo, confermatissimo portiere, tre pali col 41, Ciutura, quindi entra anche lui. Poi Fantinato, ormai è quasi tutto pronto per questo match che può davvero aprire scenari nello scacchiere di entrambe le formazioni. Una vittoria del Bolzano rilancerebbe i biancorossi definitivamente verso posizioni di alta classifica. Il Bressanone vorrebbe approfittare del passo falso del Bressano per superarlo in classifica. Bressanone a 10, Bolzano a 7, si parte. Vediamo la formazione, partono la palla, fa girare Ciutura, Amsic, Arcieri, Fantinato, ancora verso Ciutura, Ciutura prova ad andare, la da Amsic, Amsic ancora verso Fantinato, uno contro uno, è la prima rete e dell'ex giocatore del Cassano, e si porta in avanti il Bressanone, 1-0, e subito 1-1 con una gran risposta Dejan Turković per Gligic ed è il gol dell'1-1, inizio subito spumeggiante di questo derby. Numero 62, Fantinato, Ciutura, tenta l'uno contro uno, scarica ancora, ancora verso Amsic, bloccato così da Dejan Turković. Primi 40 secondi a grande livello, primo minuto, entra Andrea Basic adesso. Ciutura, Amsic, ancora verso Davor Ciutura. Fantinato, ancora verso Andrea Basic, Amsic, Ciutura, ed è la prima parata di Hermones, lancia in contropiede verso Martin Sonnerer e Martin Sonnerer non sbaglia, 2-1 Bolzano, grande parata di Hermones, grande contropiede, gran gol di Martin Sonnerer. Ruba palla la Dakis, ovviamente ha commesso un fallo, palla tiro dai 9 metri, 2-1 Bolzano. Sentite il tifo della torcida brissinese, si gioca in un'autentica bolgia qui al Palagasteiner, ancora il Bressanone che si propone, Amsic, Fantinato, ancora verso Basic, difesa del Bolzano appostata molto bene. Grande difesa ancora, questa volta è Gligic a dire di no. Ancora verso Amsic, Ciutura, Fantinato. E gran gol, il pareggio di Stefano Arcieri. Con una grande rete in posizione da terzino di Arci, come lo chiamano simpaticamente i suoi beniamini. 2-2, 2 minuti e 57, partita iniziata subito in maniera molto spumeggiante da una parte e dall'altra. Adesso il gioco è un po' più lento, vediamo il Bolzano, schiera Erik Udovičić, Dejan Turković, Johnny Matà. Ancora difesa aggressiva con 5-1 del Bressanone, ancora verso Erik Udovičić, verso Dejan Turković, Johnny Matà, vediamo Jonas Matà, ed è Dejan Turković che sigla la rete del 3-2, vantaggio ancora per la formazione bolzanina. Palo colpito da Fantinato, lancia in contropiede Pasini, grande aggancio e gran gol di Pasini, 4-2 Bolzano. Grandissimo aggancio nel contropiede di Pippo Pasini. Quindi 4-2 dopo 4 minuti di gioco, il Bolzano è partito decisamente meglio, difesa aggressiva. Bressanone fa intanto girare
palla, vediamo ancora verso Ciutura, Amsic, ancora Ciutura, e questo gol di Ciutura all'improvviso fa partire la bomba che beffa portiere Bolzanino, ancora contropiede, ancora Dejan Turković, e questa volta è Valerio San Paolo a dire di no. Grande parata di Valerio San Paolo, 4-3, Bressanone di nuovo in avanti. Ed è Fantinato che pareggia, 4-4. E si riparte, si è già dall'altra parte, Dejan Turković. Fischiato lo sfondamento di Jonas Matà, sfondamento che tutto sommato ci sembrava esserci. Ancora Amsic verso Fantinato, duettano i due, verso Ciutura, vediamo Bolzano difesa ovviamente con una 6-0, la classica 6-0 del Bolzano, ancora verso Basic verso Fantinato, partito molto forte anche lui, Fantinato ancora verso Amsic, e questa volta Amsic non sbaglia, il Bressanone torna avanti, 0-3 di parziale, 5-4 per la formazione del formazione ospite, che si porta a condurre 4-2 Bolzano, 5-4, 5 minuti e 46 nel corso della prima frazione. Adesso è il Bolzano che manovra, vediamo anche le due difese, come Bolzano difende con una 6-0, invece il Bressanone difende alto, questa volta Erik Udovicic che subisce l'intervento, cartellino giallo ai danni di Amsic, quindi si riparte, Dejan Turković, Gligic verso Erik Udovicic, Udovicic duetta con Turković, tenta la penetrazione Erik Udovicic, Jonas Matà, ancora Bolzano fatica a trovare svacchi, e questa volta Erik Udovicic che segna e la partita torna in parità. Cinque a 5, 6 e 48 nel corso della prima frazione di gioco. Ciutura, è entrato anche Basic, c'è Müller che gioca per quanto riguarda la formazione all'ala al posto di Riccardo Di Giulio, ancora Ciutura, Amsic, Ciutura, ancora Amsic, grande conclusione, doppio palo, clamoroso doppio palo colpito dalla formazione del Bressanone, contropiede ancora Dejan Turković, invasione di Gligic, quindi si riparte, nulla di fatto, Amsic ancora che tenta il contropiede, la dà Ciutura, Ciutura verso Fantinato, sfondamento fischiato, questo è stato fischiato lo sfondamento a Fantinato, sfondo da uno, invasione dall'altra, nulla, quindi si rimane sul 5-5, partita molto bella in questa fase d'avvio. Adesso è il Bolzano che può impostare, Dejan Turković, gol di Pasini è stato molto molto bello. Finora una parata per parte. Udovicic, Jonas Matà. Questa volta sbaglia il passaggio Dejan Turković, quindi nulla di fatto. Ciutura, Fantinato, ancora Ciutura, verso Amsic, con Amsic. Ciutura, sentite la tifoseria Bressanone, di Bressanone che incita i propri beniamini, Amsic,
se ne sono andati 8 minuti e 46 nel corso della prima frazione. 5-5, partita in perfetto equilibrio. Tutto ancora da Arcieri, da dal pivot, gran gol di Basic, aveva subito l'intervento, ovviamente ha tirato da dentro aria, quindi ancora Ciutura. Jonas Matà trattenuto per la maglietta Amsic. Ancora Fantinato, si alza il braccio del passivo e gran gol di Amsic. Grandissimo gol di Amsic, quindi Bressanone si riporta avanti 6-5. Dejan Turković, Jonas Matà, ancora Turković verso Erik Udovičić. Viene braccato da Fantinato, ancora Udovičić verso Dejan Turković e questa è una grande parata di San Paolo, grande parata di San Paolo. E Bressanone ancora con Amsic, doppio vantaggio, e se già dall'altra parte Dejan Turković. 5-7 per il Bressanone, grande parata di Valerio San Paolo al 9-47. Vediamo ancora Dejan Turković, Jonas Matà. Ancora fischiato lo sfondamento, si riparte dall'altra parte con Ciutura, questa volta interviene molto bene e ruba palla Amsic. Amsic ci ha rubato palla, quindi palla persa da una, palla persa dall'altra, nulla di fatto. 5-7 per il Bressanone qui a Bolzano. È entrato anche il numero 38, Mitteruzner, uno dei gioiellini di casa, assieme a Coppola, per la formazione del presidente Wieland. Fischiato ovviamente questa volta, ci si è dato uno sfondamento al pivot, si riparte con Ladakis. Ladakis verso Turco, e ancora il greco Ladakis, passaggio verso Pasini che perde palla. Era un bel passaggio dietro la schiena verso Pasini. Quindi nulla di fatto, 5-7. 11-36 nel corso della prima frazione. Ancora Mitteruzner, Basic, Ciutura, Fantinato. Mitteruzner tenta il passaggio a Basic, fischiato cartellino giallo ai danni di Dejan Turković, punizione dai 9 metri per la formazione del Bressanone. Se ne sono andati 12 minuti e 06 nel corso della prima frazione di gioco. Ancora Mitteruzner che ha preso il posto di Amsic in questo frangente. Ancora verso Fantinato, palo di Fantinato. Ladakis ha perso l'occasione per il contropiede, Pasini era lanciato, non se l'è sentita di lanciarlo, di passare la palla in profondità, per cui è svanita anche l'opportunità del contropiede. Adesso vediamo la difesa molto aggressiva, difesa alta del Bressanone. Mitteruzner che esce. E ancora Valerio San Paolo a dire di no a Gligic. E questa volta un gran gol di Stefano Arcieri. 5-8. E ancora San Paolo. 4 parate per San Paolo contro una sola di Hermones. E fischiato il time out da parte di Mario Sporcic. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Sì.
eccoci di nuovo, sentiamo la torcida, pubblico delle grandi occasioni del Palagasteiner. Da una parte alla mia sinistra i tifosi del Bressanone, alla mia destra la tifoseria bolzanina. Partita iniziata meglio per il Bolzano, che era riuscito a portarsi sul 4-2, grande ritorno del Bressanone, parziale di 6-1, 8-5 in questo frangente, con quattro parate da parte di Valerio San Paolo, che al momento stanno facendo la differenza. Si riparte con Gligic verso Udovicic, vediamo la difesa, Mitteruzner esce alto, ancora Erik Udovicic verso Jonas Mata, Dejan Turković, gran gol di Dejan Turković, marcato, braccato, è riuscito a trovare lo spiraglio giusto per Dejan Turković, la seconda rete di giornata. 8-6, rimane più 2 ancora la formazione bressinese. È entrato adesso Ardian Iballi, ovviamente, e anche Riccardo Di Giulio. Questa il Bressanone può far ruotare tutti i suoi giocatori, ancora Iballi, questa volta difende Gligic sul Brugger, il pivot giovane bressinese, ancora Iballi e Brugger segna un gol caparbio, caparbietà quella di Brugger. Ancora la Dakis, e questa volta subisce fallo. Vediamo due minuti fischiati ai danni di Ardian Iballi per il fallo su Jonas Mata. 14-25, se n'è andato quasi la metà della prima frazione di gioco, tiro dai 7 metri a favore del Bolzano. Vediamo Dejan Turković contro Valerio San Paolo. Dejan Turković, e non sbaglia Dejan Turković, quindi il Bolzano che accorcia sul 9-7. Si riparte, Mitteruzner, Arcieri, ancora Mitteruzner, è entrato anche Ciutura, ovviamente uomo in più, si gioca con l'extra player e la formazione del Bressanone per pareggiare l'inferiorità numerica. Ancora Brugger, Ciutura, due minuti, ingenua la cintura fischiata a Jonas Mata, piuttosto ingenuo con questo fallo anche plateale, quindi si ripristina la parità numerica in campo. Mitteruzner, Ciutura verso Fantinato, ancora Ciutura verso Brugger, fischiato 7 metri per un intervento. Intervento ai danni di Brugger, fischiato un tiro dai 7 metri. Quindi è Ciutura contro Hermones adesso. Minuti vanno avanti. Ciutura, Hermones. E non sbaglia Davor Ciutura, 10-7, si riporta avanti più 3 Bressanone. Quindi la Dakis, entrato extra player anche per il Bolzano, Udovicic, ancora si gira, vediamo, braccato Gligic, ancora Turković verso la Dakis, Sonnerer, la Dakis, Bressanone al completo, tiro qui
Quindi si riparte con Dejan Turković, passivo alzato, vediamo ancora Dejan Turković, cerca di servire Gligic, vediamo, si ferma il tempo, se ne sono andati 17 minuti scarsi nel corso della prima frazione, 10-7 per il Bressanone. Tempo fermo, gli arbitri dicono diamo noi via, si riparte, passivo chiamato ancora Turković. Vediamo se si deve levare il Turković, si alza, conclusione, parata di San Paolo sul palo. Quindi nulla di fatto, Bolzano che fa fatica a segnare, due gol segnati dopo il parziale di 4-2. Quindi si riparte con Giardia, Di Balli, Amcic, Winterhutzner, Di Giulio, Brugger, Arcieri. Ancora Amcic, ancora verso Winterhutzner, verso Amcic, Di Balli, si eleva, grande parata, grande tiro, grande parata di Balli. Nulla di fatto, quindi grande parata di Ermones, si riparte ancora, subisce fallo Erik Udovičić. Difende molto bene il Bressanone, questo bisogna dirlo in questo frangente. Quindi si riparte ancora con Dejan Turković. È entrato anche Zoe Mizzoni a sostituire Gligic. Ancora Matà. Squadre sono al completo. Vediamo la 5-1 aggressiva della formazione. Qui è stato fischiato passi alla formazione bolzanina, si riparte con i balli, i balli ancora da in profondità, bello intervento di Pasini in fase difensiva che sporca il pallone, i balli ancora verso i balli, Ardian, i balli, Amcic, Brugger, Amcic, Winterhutzner, grandissimo gol di Winterhutzner, uno contro uno, ha saltato una doppia finta, 11-7, torna, va più 4, massimo vantaggio e grande parata ancora di Valerio San Paolo. C'è la conclusione di Jonas Matà e altro gol di Amcic, Bressanone va più 5. Sta giocando una grande partita la formazione bressinese, il Bolzano fa fatica a arrivare alla conclusione. Adesso è Dejan Turković che cerca di mettere ordine, di dare ordine ai suoi, Turković. Jonas Matà, Turković marcato da Endre Tiballi, specialista difensivo. La Dakis non riesce ad andare alla conclusione, ancora la Dakis verso Turković, si gira, subisce fallo, 20° minuto, 12-7 per la formazione brissinese che era partito meglio il Bolzano, da 4-2 avanti c'è un parziale di 10-3 per la formazione del Bressanone, sono andati 20 minuti, se ne sono andati e adesso è Dejan Turković. Si eleva e ancora Valerio San Paolo che riesce a dire di no. Winterhutzner si gira ancora verso i balli, la dà indietro ad Amcic, quindi svanita la seconda fase, si può ripartire con l'attacco organizzato, quindi entra anche Brugger ed entra anche Coppola, il numero 42 Coppola, autore di 12 reti in Serie B l'altro giorno. Quindi Bressanone fa ruotare tutti i suoi effettivi, ancora i balli, invasione di Stefano Arcieri, era stata una bella idea, Ardian I Balli l'aveva pescato, Bolzano è subito dall'altra parte, Turković, questa volta Dejan la mette nel 7,
blocca una situazione che stava un po' per durare, quella del Bolzano con l'attacco asfittico. Ancora i balli, ancora verso Coppola. Coppola si è già dall'altra parte. Si è già dall'altra parte Coppola, Arcieri. Ancora verso Coppola, verso i balli. Mitteruzner, i balli, ancora Coppola. Duettano, fase in cui il Bressanone cerca di amministrare, 4 reti di vantaggio, ancora verso i balli. Subisce l'intervento di Zoe Mizzoni. Aveva provato la penetrazione Ardian, i balli. Ancora i balli, tutto solo. Riesce a segnare un gol. Praticamente non essere marcato da nessuno, quindi 13-8, torna più 5. Entra anche Jonas Walker in questo frangente. Jonas Walker, Emanuele Laddakis, ancora Walker. E grande parata ancora di Valerio San Paolo, l'ottava parata di San Paolo, quindi percentuale del 50%. Contro le due parate di Hermones. Ovviamente la differenza si vede dalle prestazioni, i gol segnati ci sono tutti. Ancora la Dakis, fermato da Endri Tiballi, Dejan Turković. Si alza il braccio del passivo. La Dakis, Turković. E questa volta para ancora, doppia parata di Valerio San Paolo al 23-0, doppia parata di Valerio San Paolo. Arcieri, ovviamente quando ti trovi di fronte a un portiere in serata tutto ti diventa più difficile. Balli, Coppola, ancora Coppola verso i balli, Mitteruzner ancora verso i balli, fischiato un fallo ai suoi danni, i balli, ed è time out chiamato dal mister Ciutura. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Eccoci, time out chiamato da Ciutura. Vediamo un po' gli scorer. Qui sono il risultato 13-8. Per il Bressanone 4 reti segnate da Amzic, 3 da Arcieri, 1 da Fantinato, 1 da Brugge, 1 da Basic e 2 da Ciutura. Per il Bolzano delle 8 reti, 4 da Dejan Turković, 1 da Grigic, 1 da Udovicic, 1 da Sonnerer e 1 probabilmente la più bella da Pasini. 10 le parate di Valerio San Paolo, 2 le parate di Hermones. Sono andati 23 minuti e 47 e si riparte con Coppola, i balli, Coppola e Mitteruzner. Jonas Walker marca uomo, i balli, Arcieri. Grande passaggio di Stefano Arcieri a Riccardo Di Giulio, la rete del 14-8, l'ha pescato. E adesso le prova tutte Mario Sporcic, toglie anche Pedro Hermones per giocare col doppio pivot. 14-8. Ancora Bolzano, Dejan Turković. Jonas Walker verso Sonnerer, Turković, Walker, parata ancora di
Valerio San Paolo. Turković. Ancora possesso palla al Bolzano, ancora Turković verso la Dakis. Dejan Turković. E interviene ancora Di Giulio in trance agonistica. Si alza il braccio del passivo. Walker tira alto. 14-8. Più 6, Bressanone, assoluto padrone del campo in questa fase del match. Ancora i balli, Coppola. Coppola. I balli. Ancora verso i balli, tenta l'uno contro uno verso Arcieri. Mitteruzner subisce fallo da Zoe Mizzoni. Ancora Mitteruzner. I balli verso Coppola. Ancora Hendrik i balli verso Coppola, questa volta sbaglia il passaggio. Quindi il Bolzano si ripropone. La Dakis, Jonas Walker verso Martin Sonnerer, conclusione che termina fuori, era un angolo morto quello di Martin Sonnerer. Ovviamente il Bolzano deve prendersi i tiri forzati. I balli di Giulio, fischiato un fallo, vediamo, due minuti ai danni di Pasini. Ai danni di Di Giulio, 26 e 40, 3 minuti e 20 al termine della prima frazione di gioco. 14 a 8 per la formazione ospite, che adesso fruirà anche di un tiro dai 7 metri. Vediamo Arcieri contro Hermones. Arcieri, ex di turno della partita, Stefano Arcieri contro Pedro Hermones. Arci, come lo chiamano gli amici, Arcieri Hermones. Tutto pronto. Vediamo Hermones, Arcieri. E non sbaglia Arcieri. Quindi più 7, massimo vantaggio per la formazione bolzanina. Formazione bolzanina, ricordiamo, si era portata a condurre 4-2 con una portenza molto convincente. Poi, a dire la verità, più per i meriti del Bressanone che per i demeriti del Bolzano, il Bressanone ha preso via via largo fino al più 7 attuale. Walker. Jonas Walker si era un po' complicato la vita tentando una conclusione. Vediamo come difende bene il Bressanone. Ancora Walker. Dejan Turković. Marcato, si gira. Fa fatica, si alza il braccio del passivo. Turković. Walker. Difesa molto aggressiva, quella della Bressanone. Ancora Walker che tenta la conclusione. E questa volta Dejan Turković accorcia. Quindi due minuti al termine, poco meno. 15 per il Bressanone, 9 per il Bolzano. Turković è l'unico che sta tenendo un po' in piedi la formazione bolzanina, top scorer con 15 reti dei suoi. Mitteruzner. Ancora verso i balli. Coppola. Gran gol di Coppola. Quindi 16 a 9. Turković. E gran gol di Dejan Turković, 16 a 10, accorcio al Bolzano.
Bolzano che nell'ultimo minuto è riuscito a segnare due gol dopo un lungo periodo dove la difesa bressanone e bressinese e soprattutto Valerio Sampaolo gli avevano detto di no ripetutamente. E ancora Bressanone in avanti. Coppola va via, uno contro uno, subisce fallo e tiro dai 7 metri a 40 secondi dal termine della prima frazione. Coppola si è guadagnato un importante tiro dei 7 metri. Vedremo chi andrà sul punto di battuta. Ardiani Balli. Mancano 25 secondi al termine. I Balli contro Hermones. E non sbaglia neanche lui. 17-10. E ancora Turković, ancora gol di Dejan Turković. La settima rete in questo primo tempo. E questa volta subito sulla sirena, il 18-11, segnato dal numero 25 Schnitzer. Quindi termina così la prima frazione. Bressanone che conduce qui a Bolzano 18-11, prestazione convincente della formazione ospite. Per quanto riguarda il Bolzano, solamente Dejan Turković con 7 reti è l'unico che cerca di opporsi a questo predominio bressinese. Adesso le squadre vanno negli spogliatoi, ci sentiamo fra circa 15 minuti per la seconda frazione di gioco. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo? Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più, anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. Thank you.
La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo. Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più. Anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM. E ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. Tutto pronto per la seconda frazione di gioco qui da Palagasteiner di Bolzano. Ricordiamo il risultato maturato al termine dei primi 30 minuti, risultato che vede la formazione ospite del Bressanone avanti per 18-11 qui a Bolzano, in virtù di un primo tempo giocato decisamente meglio. Nel Bolzano unico a giocare ai suoi livelli, ai suoi standard, Dejan Turković con 7 reti. Per quanto riguarda il Bressanone invece in gol un po' tutti, prestazione corale di sostanza, a partire ovviamente da Valerio Sampaolo, autore di 11 interventi, quindi una percentuale del 50% rispetto al portiere bolzanino Hermones, anche lui un po' condizionato dalla giornata negativa della sua difesa. Autore di 2 parate, si riparte col Bolzano in possesso palla. Sonnerer, Ladakis, Erik Udovic, si parte con i primi 6 in campo, la formazione che è partita anche il primo tempo. Sonnerer, Erik Udovic. Sbaglia la prima conclusione, quindi si riparte con Amsic, Mitteruzner ancora verso i Balli, lancio lungo sbagliato di Balli che chiede scusa ad Arcieri, Ladakis ancora verso Ladakis, Turković. Bolzano deve decisamente cambiare marcia se vuole riportare la partita in equilibrio. Ladakis. Turković. Subisce fallo
Gligic ancora verso Turković, ancora palla indietro, fatica il Bolzano, difende molto bene il Bressanone. Udovicic, ancora nulla di fatto, e questa volta Erik Udovicic, diciamo un tiro un po' della disperazione, però un tiro molto bello, riesce a bucare San Paolo, Bolzano meno 6. I balli, Mitteruzner, ancora i balli, è entrato Brugger, vediamo Mario Sporcic che incita, chiama la difesa dei suoi, questa volta sbaglia il controllo Mitteruzner, Turković, Ladakis, ancora verso Erik Udovicic, bellissima parata di Valerio San Paolo, però ha fischiato una difesa in aria, quindi tiro dai 7 metri, si deve asciugare il terreno, vediamo se Dejan Turković contro Valerio San Paolo. Dejan Turković contro Valerio San Paolo. Secondo rigore di giornata per il Bolzano. Il primo Dejan Turković l'ha trasformato nel corso del primo tempo. Vediamo Turković. E para San Paolo. E ancora Dejan Turković. Questa volta non sbaglia, quindi parata da segnare a San Paolo e poi gol. Quindi Mitteruzner, Bolzano accorcia a più 5, a meno 5, adesso è il Bressanone, Arcieri. E gran gol di Stefano Arcieri, ma grande ingenuità qui di Hermones. Sembrava una conclusione tutt'altro che irresistibile. Ruba palla Di Giulio, Arcieri, e questa volta compie un grande intervento, però subito Di Giulio ne approfitta, Bolzano, era stata una gran bella parata quella di Hermones, poi Di Giulio ha detto di no, quindi torna più 7, 20 a 13 la formazione brissinese. Turković, gran gol di Erik Udovicic, vediamo due minuti probabilmente a Diballi per un colpo al volto ai danni di Erik Udovicic, quindi 20 a 14 Erik Udovicic ha segnato la sua terza rete. A 14, meno 6 Bolzano, al Bersanone che si ripropone, Ciutura, ancora Ciutura, Mitteruzner, fischiato doppio e sbaglia da porta a porta quasi Dejan Turković, ha praticamente a porta vuota, ha sbagliato il gol che poteva riportare a meno 5 il Bolzano. Ciutura, sentiamo il tifo della Ola che sostiene i propri giocatori, i balli, Mitteruzner, ancora Mitteruzner, Ciutura subisce l'intervento, sta giocando tanti minuti Mitteruzner in questa partita, Brugger al pari anche di Brugger, i balli, Ciutura, va a girare Di Giulio, affossato dalla Dakis, si alza il braccio del passivo,
Vediamo che mima un intervento ancora a Ciutura verso Di Giulio, palo di Di Giulio, quindi nulla di fatto, il Bolzano si può proporre. Udovicic, palo anche di Eric Udovicic, quindi nulla di fatto. E la superiorità numerica del Bolzano se ne va con un parziale di 0-0 nei due minuti. Quindi Arcieri, squadre al completo, i balli, Mitteruzner, i balli, Amsic, ancora Ardian, i balli verso Amsic, entra, grande penetrazione di Amsic, di nuovo più 7 per Sanone. Bressanone che con la quinta rete di Amsic assieme a Arcieri è il più prolifico dei suoi. È entrato anche Rossignoli per il Bolzano. Turkovic, Ladakis, Udovicic, Coradean, Turkovic. Parata ancora di Valerio San Paolo, Mitteruzner, Ardian, Iballi, Amsic, ancora verso Ardian, Iballi. Se ne sono andati 7 minuti nel corso della seconda frazione. Bolzano 14, Bressanone 21. Mitteruzner, Iballi, Amsic, Mitteruzner ancora verso Amsic, nulla di fatto, palla che torna per questo intervento di piede al Bressanone, Amsic, ancora i balli, Mitteruzner verso Di Giulio, pallonetto di Di Giulio. 22-14 più 8 Bressanone, e ancora Dejan Turković, grande parata di Valerio San Paolo, grandissima parata di Valerio San Paolo sulla conclusione bassa a incrociare di Dejan Turković, 14esima parata per Valerio San Paolo. 8-10 se ne sono andati nel corso della seconda frazione di gioco. Bressanone che giostra in campo, il Bolzano incapace di opporre una resistenza, ancora grande azione ed è Mitteruzner che suggella il passaggio. ...23-14... Ancora Turkovic, Udovicic, Ladakis, si sta profilando una sconfitta che a Bolzano manca da 10 anni in casa. Ladakis ed è ancora San Paolo a dirle di no. I balli verso Mitteruzner e questa volta para Ermones, quarta parata per lui. E il Bolzano si ripropone, Udovicic, Turkovic, Ladakis ed è ancora Valerio San Paolo che gli dice di no, ma questa volta è stato fischiato una difesa in aria, quindi tiro dai 7 metri per il Bolzano. E andrà Martin Sonnerer a cercare di concludere, Martin Sonnerer contro Valerio San Paolo. Andiamo. E Martin Sonner non sbaglia, accorcia, 23-15. Di Giulio, Mitteruzner, i balli, Amsic, ancora Ardian, i balli verso Di Giulio. Lancia ad Arcieri ed è ancora Ermones che dice di no ad Arcieri,
si è alzata un po' le parate del portiere. Rossignoli, Udovicic, non sbaglia Erik Udovicic, quarta rete per lui, una nel primo tempo, tre nella ripresa. Hermones, tre parate nella ripresa, due minuti nel frattempo fischiati ai danni di un giocatore del Bressanone. Due minuti a Dardi Aniballi, quindi 23-15. Cioè 26, un terzo anche della seconda frazione di gioco se n'è andata. Di Giulio, Mitteruzner, Ciutura, ovviamente extra player per la formazione bressinese in inferiorità numerica. Amzic, Mitteruzner, vediamo il Bolzano che difende. Ancora Ciutura, cerca di servire Brugger, subisce l'intervento, quindi altro tiro dai 9 metri. Ancora Ciutura, Amzic, viene sporcata la sua conclusione dalla difesa, quindi possesso palla che rimane al Brixen con una rimessa laterale di Giulio Mitteruzner. Ancora verso Ciutura, si alza il braccio del passivo, Mitteruzner con una finta. Di Giulio, e gol di Di Giulio che fa schiacciare la palla per terra. Bressanone, Martin Sonnerer subito dall'altra parte, 24-17. Martin Sonnerer è riuscito a trovare lo spiraglio per andare a siglare la rete del 24-17. Teruzze. Ancora 18 secondi di inferiorità numerica per il Bressanone. Ciutura, Mitteruzner, Di Giulio. Grande passaggio di Di Giulio, questa volta interviene molto bene Pedro Hermones, sesto intervento per lui. Sono mancate le sue parate nel corso della prima frazione di gioco. Adesso il Bressanone che attacca a pieno regime, passata, si alza il braccio del passivo e questa volta Amzic con una finta manda a passeggio la difesa bolzanina e allunga. E gol questa volta di Gligic, ben imbeccato da Dejan Turković. Mitteruzner, 18-25, 13-06, Balli, Mitteruzner, Amzic, ancora verso Amzic, Mitteruzner, fischiato fallo, il passaggio di Ardiani Balli è terminato fuori. Turković, subisce fallo Gligic da parte di Brugger, quindi si prende con un 9 metri, entra anche Jonas Valker nelle file del Bolzano. Dejan Turković, Jonas Valker, ancora verso Turković, difesa aggressiva del Bressanone con un 4-2, vediamo ancora Rossignoli, Turković, Valker, Brugger che blocca Dejan Turković. Nulla di fatto, sembrava l'intervento, si riparte in contropiede. I balli verso Mitteruzner, verso Di Giulio,
questa volta c'è fischiato un tiro dai 7 metri ai danni di Giulio, e 2 minuti per Rossignoli che si è frapposto con una difesa in aria. I giocatori del Bolzano chiedevano lo sfondamento. Sta di fatto che è stato fischiato una punizione dai 7 metri. Arcieri contro Hermones. Vediamo Arcieri contro Pedro Hermones. Vediamo Pedro, chiamano i tifosi bolzanini. Pedro, Arcieri contro il suo... E non sbaglia Arcieri, quindi... Il Bressanone vola di nuovo a più 7, a più 8, 26 a 18, quando se ne mancano 15 minuti al termine della partita. Siamo a metà esatto della seconda frazione di gioco. Risultato ampiamente compromesso per il Bolzano. Udovicic, ancora Turković. Ruba palla, lancio in profondità verso Brugger e Brugger segna la rete del 27-18. È riuscito a rubare palla il Bressanone, contropiede a porta sguarnita. Brugger ha segnato la rete del 27-18 e adesso è Mario Sporcic che chiama time out per cercare di rendere ancora la sua formazione un po' più competitiva in questa fase finale. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Sette a 18 più 9 Bressanone qui a Bolzano, la tifoseria della Ola che grida super Brixen. Bolzano, una serata da dimenticare, si sta profilando la prima sconfitta stagionale qui al Palagasteiner. Di fronte c'è da dire un grande Bressanone che ha mandato in gol tutti i giocatori praticamente schierati da mister Ciutura. 4 reti di Giulio, 6 reti Arcieri, 3 reti Brugger, 6 reti Amzic, 2 Ciutura, 1 a testa Coppola, Schatzer, Iballi, Basic. E Fantinato. Bolzano adesso che cerca di andare con Pasini verso Turković. Conclusione, e 2 minuti dati fischiati ai danni di Brugger, ci sembra Brugger o Di Giulio, 2 minuti ai danni di Di Giulio, quindi per 50 secondi è ripristinata la parità. Bolzano aveva 50 secondi ancora in inferiorità numerica, adesso passata quella avrà 1:10 di superiorità numerica. Turković verso Walker, ancora verso Jonas Walker, tenta di entrare la penetrazione Erik Udovicic, è stato Udovicic migliorato nel secondo tempo, ancora Udovicic si alza il braccio del passivo, lancio lungo, Pasini, palo di Pasini, palla che rimane al Bolzano. 13 secondi ancora il Bolzano, ancora verso Turković, Udovicic, Walker, Jonas Walker che fa, perde palla Walker clamorosamente e i balli, raggiunge il più 10, guardia di balli, erroraccio del Bolzano in fase di impostazione. Adesso è entrato anche Jonas Matà,
bicefalo Jonas Matà. Matà Turković. Ancora verso Matà. Erik Udovici si eleva, la là Sonnerer, Martin Sonnerer, grande pallonetto di Martin Sonnerer che dalla sua posizione preferita beffa così Valerio San Paolo. Quarta rete anche per Martin Sonnerer, 17-32 più 9 Bressanone, entra anche Ciuttura, ovviamente in inferiorità numerica, extra player per il Bressanone. Ciuttura, i balli, Ciuttura, Amsic, i balli, Arcieri, tenta la grande conclusione parata da Pedro Hermones, Bolzano che può riportarsi per il meno 8. Gran gol di sugli appoggi di Erik Udovicic. 28-20 Bressanone. Questo è stato un bel gol sugli appoggi, è andato a colpire, a prendere l'incrocio dei pali, la rete di Erik Udovicic. Arcieri, squadra ormai di nuovo al completo, Bressanone che comunque gioca col uomo di movimento in più. Ciuttura, i balli, anzi è entrato Valerio San Paolo. Fantinato, Bressanone sta giocando senza Andrea Basic. Grande lancio verso Brugger, gran passaggio di Ciuttura, no look nei confronti di Brugger. E grande parata di Valerio San Paolo, 18esima parata per lui, percentuale sempre altissima, quasi al 50%, 19-06. Jonas Matà verso Dejan Turković. Matà, Turković in questo secondo tempo ha calato anche lui un po' la percentuale al tiro, del resto il primo tempo è stato il più prolifico. Parata ancora di Valerio San Paolo, contropiede Di Giulio tutto solo e gran gol di Di Giulio, gran contropiede imbeccato da Valerio San Paolo. Bolzano si è già dall'altra parte, Erik Udovicic. Matà, Udovicic, è entrato in porta anche Rothensteiner nel Bolzano. Henry Tiballi questa volta ferma così Dejan Turković. E questa volta non sbaglia Dejan Turković, la sua nona rete. Se ne mancano 10 minuti al termine del match. I balli, Fantinato, un derby comunque giocato molto bene, peccato per lo spettacolo che il Bressanone ha preso subito il largo e questa seconda frazione sta amministrando. I balli, Amsic e Fantinato, beffa così Rothensteiner, quindi torna più 10 la formazione bressinese. Pasini, Udovicic, adesso sta rifiatando anche Dejan Turković. Matà, Balcher, Matà, Udovicic. Vediamo Brugger, prestazione di sostanza in difesa. Mizzoni, doppio palo di Mizzoni. Quindi nulla di fatto, i balli. Contropiede, la Dakis verso Sonnerer. E Sonnerer non sbaglia, Martin Sonnerer, gran contropiede.
quinta rete per Martin Sonner. Chiamato time out. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. I tifosi brissinesi stanno intonando la marcia trionfale della Ida. In segno di vittoria. Stanno già pregustando il successo che qui a Bolzano manca da 11 anni in questo derby numero 62. Mancano 8 minuti scarsi, 31 a 22 per la formazione della Valle Isarco. Adesso stanno entrando anche un po' di cambi. Mühlegger col 34, Mitterutzer, Brugger, Coppola, Fantinato. Pratica sono uscite tutte i titolari, sta giocando con i rincalzi per gli ultimi 8 minuti. Coppola, Mitterutzer, Fantinato. Fantinato, uno dei giovani più interessanti, proviene dal Cassano. Ancora va Fantinato. E questa volta segna anche Mühlegger. Beffato Rottensteiner. Anche il Bolzano, Rossignoli, Walker, Matà al posto di Ladakis. Partita che con più 10 francamente ha poco da dire in questo frangente. Zoe Mizzoni, Matà e parata di Ploner. È entrato anche Ploner al posto di Valerio San Paolo. Grande parata anche per lui. Mitterutzer, Coppola, Fantinato, ancora Coppola verso Mitterutzer. E questa volta grande parata di Rottensteiner sulla conclusione di Brugger. In spaccata Ladakis. Sonnerer, pallonetto di Sonnerer. 32-23. Sesta rete per Martin Sonnerer. Per il Bolzano 9 rete di Dejan Turković, 6 di Martin Sonnerer, 5 di Erik Udovic. E due del pivot Gligic. Mitterutzer, 6 minuti al termine. Ancora Mitterutzer, Fantinato, Mitterutzer verso Coppola. Coppola, Fantinato. Difende il Bolzano, si alza il braccio del passivo. È stato un fallo ai danni di Schatzer. Passivo alzato, Fantinato, Mitterutzer. Gran sottomano di Mitterutzer al 24-35. Quindi più 10 ancora Bolzano, Bressanone, Walker, Udovicic. 4-2, difesa aggressiva del Brix, Walker e para ancora Ploner. Contropiede ancora verso e gol di numero 34 Mühlegger. 34-23, più 11 per Bressanone, ultimi 5 minuti. Jonas Walker, partita che ha poco da chiedere, stanno giocando un po' i rincalzi in questa fase. Ancora Udovicic,
Mazzoni. Conclusione che colpisce il palo, termina fuori, ma aveva subito un fallo Mizzoni, quindi tiro dai 7 metri. Vediamo chi è che va alla trasformazione. Numero che segna, il numero 21, Nikisiar. 34-24, numero 21 del Bolzano, che segna anche lui il suo tabellino, scrive il suo nome sul tabellino. Entra anche Andrea Basic in questo frangente, lui poco impegnato. Coppola, e gol del numero 29, Andrea Basic con la barba, si fa fatica a riconoscerlo. Matà Udovicic, ancora Walker Udovicic, gran gol di Erik Udovicic, che segna la sua sesta rete. 2 minuti e 45 secondi al termine. Fantinato, Mitteruzner, ancora Basic verso Coppola, Fantinato, Mitteruzner, buona partita di Mitteruzner, segna ancora Coppola, gran bel gol anche questo sugli appoggi di Coppola. Si entra negli ultimi 2 minuti di gioco. Bressanone conduce 36-25. Jonas Matà, bloccato così dalla difesa bressinese, e interviene ancora Schatzer a sporcare la conclusione. Matà, Udovicic, Jonas Matà, ancora subisce l'intervento della difesa, qui sembrava quasi una difesa in aria questa. Manca 36-25, ruba palla al Brixen, Coppola verso Mitteruzner che non sbaglia, il Brixen vola a più 12, massimo vantaggio della partita. Udovicic, Rossignoli, non sbaglia neanche Rossignoli, 37-26, si entra 50 secondi al termine, ultimi 45 secondi di questo derby numero 62, che passerà la storia come ritorno alla vittoria del Bressanone a Bolzano. Un Bressanone che ha dato una prova di grande squadra, ed è ancora Coppola che segna la rete numero 38, più 12. Cioè, un Bressanone che ha dato prova di essere una grande squadra, mandando in gol tutti gli effettivi, facendo giocare alternando. Ruba ancora palla al Brixen, contropiede, ancora verso Mitteruzner che segna la rete del 39-26, più 13, la partita ormai è finita. Interviene ancora, finisce qui Bressanone 39-26, passa Bolzano, un Bolzano che era partito bene all'inizio, poi un Bressanone che è venuto, è cresciuto e alla fine ha vinto con merito, una sconfitta che proprio ha dominato qui a Bolzano. Un Bolzano che deve riprendersi, deve riordinare, perché è la peggior prestazione del Bolzano in casa negli ultimi anni, ma un Bressanone che dimostra di essere una squadra costruita per fare molto bene in questo campionato. Qui da Bolzano
è tutto, vi do appuntamento per la prossima giornata. Intanto vi saluto, vi auguro una buona domenica a tutti e alla prossima qui da Bolzano. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige.